avvocato Tito, che diceva quando viene il mio turno io dirò no, io quella devo dire che non ti stava bene. Cioè, rispetto alle partite che ho visto dall'inizio, diciamo, dalla ripresa del campionato e delle coppe, io ho avuto la sensazione di vedere oggi un Palermo pimpante, quello che speravo di vedere. Cioè un Palermo che è entrato in campo con la voglia di giocare la partita. Scusa, con la ma sicuro che hai visto il Palermo? Perché eri su Facebook, vedi? No, io sono andato su Facebook durante l'intervallo perché ho scambiato alcune opinioni con altri amici e amiche sulla partita e devo dire ho concluso la fase dell'intervallo scrivendo spero che all'inizio arrivi immediatamente il secondo gol. Ah, ho capito, va bene. Che poi quello che vorrei dire qua, cioè io ho visto un Palermo diverso e sicuramente più in partita rispetto alle partite precedenti. Ho visto una squadra che ha corso, ho visto una squadra che si è impegnata, ho visto una squadra che poteva anche vincerla questa partita, perché paradossalmente il Palermo poteva anche vincere questa partita, secondo me. Mi è piaciuto tantissimo questo Ilicic che ha dato vivacità alla squadra, ha portato anche un tasso tecnico aggiuntivo rispetto a quello di Pastore, che oggi ha giocato un po' sottotono, questo sì, oggi è stato un po' sottotono, secondo me, ma teniamo conto che Palermo viene da una serie di partite che si sono susseguite, aveva giocato due giorni fa, insomma la stanchezza inevitabilmente doveva farsi sentire nelle gambe dei giocatori, soprattutto perché siamo all'inizio del campionato. La squadra così come è entrata in campo e come ha giocato, cioè con questo tipo di impostazione mentale, mi è piaciuta. Abbiamo perso la partita, si stava giocando con l'Inter. I due gol non sono stati questa volta, stranamente, Antonello, secondo me ovviamente, non sono stati i gol frutto dei soliti errori della difesa del Palermo. I due gol sono stati frutto di due grandi giocate che ha fatto un giocatore che si chiama Eto'o. Due grandi giocate. Il primo è stato un errore di Muñoz. Questa cioè, è la... Se ancora una volta il palo non avesse unito la squadra, probabilmente avremmo raggiunto il pareggio. C'è molto da sistemare, c'è ancora molto da fare. Cioè, la squadra può crescere tantissimo. Ma oggi c'erano in campo tanti giovani che hanno dimostrato che comunque una prospettiva positiva c'è. Siamo penultimi in classifica e questo non mi fa piacere. Però se il Palermo gioca con l'impegno e così come ha giocato oggi, secondo me ci sono amplissimi margini di miglioramento e spero che contro la Juventus questa soddisfazione almeno riuscirà a darcela. Insomma. Io spero che vinca contro la Juventus. Vedremo cosa succederà. Tutti lo speriamo perché voi siete interisti. Barate in questo. No, appunto, diciamo, speriamo davvero che le cose possano cambiare e migliorare velocemente. Ma lo speriamo veramente. In tutto però, Non c'è tutto, cioè Alessandra, in tutto dobbiamo. In tutto. Ecco. Vabbè, siamo anche sulla in tutti. Siamo sulla buona strada. C'è bisogno di un rinnovamento generale qua.